Però comunque è giusto perché anche il Lecce ha avuto le sue occasioni. Noi non siamo stati bravi a concretizzare. Il piccolo Purtroppo venire allo stadio e vedere questo fa da sempre l'amaro in bocca. Speriamo di rifarcela prossima e sempre Forza Napoli, dai! E... dai, alla prossima ci rifaremo! Dillo in camera! Vai. Sempre Forza Napoli! Grazie mille, buon ritorno a casa. Questo Napoli ti ha deluso contro il Lecce? È un peccato, ma ci rifacciamo mercoledì contro il Liverpool. E sabato con la Lazio? Speriamo bene. Grazie ragazzi, purtroppo ci rivediamo adesso, è andata male 1-1, vi ha deluso questa partita? Sì. Spalletti ha sbagliato la formazione? Occhio, troppo scemo. Vabbè, scemo no, vabbè, grazie, buona serata, tornate anche a casa. Ma come mai non si parla mai degli arbitri? Sono scandalosi questi arbitri, ma no perché per essere una vittima, ma veramente c'è cioè, tutti contro il Napoli, cioè veramente scandaloso. Ok, grazie. Forza Napoli! Cosa ti ha deluso di più di questo Napoli? Tutto, ma tutto proprio. Ma Sballetta ha sbagliato a nascere. Addirittura, cioè, si è sempre molto equilibrio qui i tifosi del Napoli, mentre c'è questa ondata che spero vi stia ben vedendo. Cosa ha sbagliato Spalletti in questa partita? Non voglio parlare, ma c'è qualcun altro che vuole parlare. Cosa ha sbagliato Spalletti in questa partita? Il primo tempo. Perfetto. Cosa ha sbagliato Spalletti in questa partita? Fare sempre il solito turnover che non serve a nulla. Perché queste partite le dobbiamo ammazzare il primo tempo. Benissimo, e contro la Lazio? Contro la Lazio penso che dobbiamo vincere. Presidente, che è una lotta. Beh, le parolacce anche no, però comunque vedo che c'è molta, molta delusione. Allora, sai perché? Siamo sempre alle solite. Abbiamo vinto due partite, ora il portiere non serve più. A Napoli serve un portiere, al di là di tutto. Pure se vincevamo questa partita, a Napoli serve un portiere e serve pure un centrocampista. Meretti però parla di rigore. Che c'entra? Forza Napoli sempre. Sempre, sempre. Buona serata. Mentre vorrei chiedere anche a questo tifoso cosa ha sbagliato Spalletti in questa partita. No, non ha sbagliato niente Spalletti. Grande, siamo competitivi, grandi Spalletti. Grazie lo stesso. Per Spalletti, per i giocatori. Comunque il Lecce è una squadra che si difende bene. Però il Napoli è grande, vale più. Dobbiamo avere solo fede. Speriamo bene, quindi c'è molta delusione. Prego, prego. Il Napoli, se gioca col 4-2-3-1, è una squadra lenta. A centrocampo perdiamo tantissimo. Col 4-3-3 si è vista la squadra che ha giocato, addirittura gli ultimi due ha giocato col 4-2-4. Perché ha fatto quattro attaccanti, per forza. E chiaramente là doveva cercare di vincere la partita. Però il 4-3-3 è la squadra che gioca come ha giocato all'inizio del campionato. Dei nuovi, chi ti ha deluso di più? Sì, Raspadori sicuramente proprio, poteva fare molto di più, infatti Zelischi sarà un altro passo. Grazie mille. Un altro tifoso in mente, no, cosa ha sbagliato Spalletti questa sera? Tutto, perfetto. Tifoso non penso di italiano, sicuramente, ripeto, c'è molta delusione e scoramento per i tifosi azzurri che forse non si aspettavano questo risultato contro appunto la squadra di Baroni che si è mantenuta sull'1-1. Vorrei fermare anche qualcun altro. Un commento su questo Napoli-Lecce, chi ti ha deluso di più? No, nessun commento. Tutti hanno deluso. Paolo, vieni qua, il nostro amico. Coscienza, Spalletti sulla coscienza, questa è colpa tua, Spalletti. Vogliamo Sarri o italiano? Vabbè, un po' di equilibrio, Paolo. Qualcuno ti ha deluso di più questa partita? Chi l'ha persa? Chi l'ha pareggiato? Spalletti? Questa partita, secondo me, dicono Spalletti out. Io penso che il Lecce abbia giocato molto, ma molto, molto bene. Onore veramente a questi giocatori. Perché veramente un Eurogol di Colombo io non lo vedevo qui al Maradona da un secolo. Quindi. Dei nuovi acquisti, chi ti ha deluso di più? È una bella domanda, sì, direi Raspadori. Purtroppo ci aspettavamo di più, però speriamo bene per noi. Lazio? Con la Lazio vado. Lazio vai, io spero di vedere il 4-3, onestamente. Speriamo, bravo. Il 4-3 sì, penso che sia l'unico modulo per far giocare bene questo Napoli. Speriamo bene. Grazie mille, nostro amico Paolo, sempre forza? Forza Napoli. Ci sono altri amici che tra l'altro. Scandaloso proprio. Chi è la colpa? La colpa è di Spalletti. Spalletti scandaloso. Secondo lei? Spalletti e poi Lobotka non deve assolutamente più mancare. È un'altra cosa, ai tifosi del Napoli. Non vogliamo Ronaldo e va bene così. Ma i gol che ha sbagliato Osimhen, Ronaldo oggi l'avrebbe buttato in porta e ci avrebbe fatto vincere la partita. Spalletti, questo è un altro errore tuo.
quindi molti puntano il dito contro Spalletti. C'è il nostro amico Vincenzo, se non erro, eravamo abbastanza fiduciosi nel prepartita, adesso noto molto scoramento, un po' di equilibrio ci vuole. Sicuramente, abbiamo regalato un primo tempo con un centrocampo, con due uomini in meno, perché con un Dombele fuori condizione già dal secondo tempo della Fiorentina, lento, anche Sango ora che non è al top della condizione, abbiamo regalato il centrocampo a Lecce per un tempo. L'unica nota positiva di questa sera è la scelta del difensore centrale, cioè, che ha fatto bellissima figura, cioè, con sti guardi. Cioè... Invece chi ti ha deluso di più? Oltre Tanguy e anche Sango? Ma diciamo che sono stato pure scosso dalla sostituzione di Raspadori, perché il ragazzo, cioè, non se lo meritava essere cambiato, cioè forse aveva qualche guizzo in più da regalarci, perché se hai un centrocampo così pesante e lento non trovi l'equilibrio da trovare le punte, che cioè, già con dei meccanismi nuovi, con dei giocatori nuovi andiamo in difficoltà, perché gli schemi sono saltati, ragazzi, la Botka entra oggi a giocare, ma siamo lontani dalla condizione, siamo lontani dagli schemi. Io dico Osimhen spalla la porta mai più, perché non riesce a fare il suo lavoro. Ma tu hai due ali, io non capisco perché non provare con... Ma mo, cioè, dopo il risultato siamo tutti bravi a parlare, poi se il Napoli vinceva 3, dilagava 3-0, tutti bravo Spalletti. Il problema è, ragazzi, trovare la condizione, trovare gli equilibri giusti, che con un modulo nuovo, con 4-5 giocatori nuovi che non si conoscono, è molto difficile entrare subito negli schemi. Grazie mille Vincenzo, sempre Forza Napoli. Buona serata, sempre Forza Napoli. Buona serata. Di chi è la colpa di questo pareggio? L'arbitro non ha dato quasi nessun fallo al Napoli. Ci sta, giusta osservazione. Tu invece che vuoi dire? Io voglio dire Forza Napoli, perché vabbè, lo stesso siamo, si può dire, dobbiamo avere più citazione, perché... Grazie mille ai piccoli tifosi, qualcun altro può intervenire, prego. Questo 1-1, penso che l'hai visto allo stadio, anche tu, qualcuno che ti ha deluso di più, a che scelta che ti è piaciuto di Spalletti? No, in realtà in Napoli, il Lecce è venuto qua, ha fatto la sua classica partita, tutti dietro la linea del pallone, quindi automaticamente il risultato di Napoli, purtroppo anche l'anno scorso queste partite qua con le squadre medio-basse non riesce proprio a sfruttare i suoi schemi, eccetera. C'è chi ha detto che Ronaldo questa sera avrebbe sfondata la porta al posto di Osimhen. Vabbè, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ovviamente un parere personale... Mi tengo più stretto Osimhen che Ronaldo, anche per gli equilibri che si sono creati nello spogliatoio. Chi ti ha deluso di più? Ma secondo me quello che ha deluso di più è stato Politano, perché comunque anche tramite, per via del mister eccetera, lui potrebbe fare molto di più, però adesso c'è stato, era anche sul mercato, c'è stato un po' di comprensione tra i due. L'ultima, sabato a Lazio, io spero nel ritorno del 4-3-3, tu? No, anche secondo me, certamente a Roma è difficile, è complicato, però il Napoli sulla carta, per il quiz anche che ha fatto, se entrano tutti nei meccanismi, è una squadra, è superiore a parecchie squadre, la Lazio compresa. Al momento Napoli terza, 8 punti, la Roma prima da sola a 10. Speriamo bene sabato. Siamo all'inizio, questo oggi è 31 agosto, è ancora presto. Grazie mille, forza.